Samir Khalil Samir, nato nel 1938 al Cairo, è uno studioso dell'Islam, semiologo, orientalista e teologo cattolico, e vive in Libano. Samir entra nella Compagnia dei Gesuiti nel 1955 a Aix-en-Provence e intraprende studi filosofici, teologici e islamici. Si laurea discutendo una tesi di teologia cattolica orientale e studi islamici. Successivamente ha fondato 20 scuole di lettura e scrittura in Egitto e ha insegnato per 12 anni al Pontificio Istituto di Studi Orientali di Roma. Nel 1986 si trasferisce in Libano durante la guerra civile e ora insegna alla St. Joseph University di Beirut, specializzandosi in teologia cattolica e studi islamici. Padre Samir, l'Islam oggi è univoco o presenta diverse sfaccettature? Beh, come qualunque religione ci sono tutte le tendenze. Abbiamo un Islam più duro che sta aumentando, quello che vuol tornare alle origini essendo letteralmente simile al VII secolo. Abbiamo una maggioranza che vuol vivere la vita moderna essendo buoni credenti e abbiamo anche una piccola sfaccia di musulmani, diciamo, più secolari che insistono piuttosto sulla vita sociale, politica, eccetera, e la religione ha una parte sua. Dunque, direi come in altre, come nel cattolicesimo, il cristianesimo, tutto ci sta. L'importante è che attualmente da 30 anni la tendenza islamista fondamentalista sta crescendo a causa della situazione sociopolitica del mondo islamico. Quale potrebbe essere lo scenario dei prossimi anni? L'attuale scontro di civiltà può risolversi in termini di pacifica convivenza tra popoli diversi? Questo non è detto, non è dato neppure. Dipende da come ci sarà azione e reazione tra il mondo islamico all'interno di sé, prima, e il mondo islamico con l'Occidente, perché questa tendenza fondamentalista della quale parlavo, lei è convinta che l'Occidente è il nemico più grande, perché vede nell'Occidente la laicità che è interpretata come ateismo. E dunque combattono in nome di Dio per stendere la religione di Dio, come si dice nel Corano, che è l'Islam. Quella tendenza non è certamente maggioritaria, ma è la più dinamica. Se questo non si risolve all'interno e se l'Occidente non integra anche il discorso religioso e la dimensione spirituale dell'uomo, certamente lo scontro ci sarà. E in questo senso io interpreto il discorso programmatico anche di Benedetto XVI di Ratzinger, quando a Ratisbona, parlando di fede e ragione, diceva che dobbiamo arricchire la nozione di ragione per includere tutto lo spirituale, se non ci sarà scontro. Il discorso essendo finalmente come vivere insieme con tutte le tendenze, dando spazio sia a chi esclude Dio dalla sua visione, sia a chi mette Dio al centro. E questo è il discorso dalle due parti. Lei crede che sia possibile un autentico dialogo cristiano-islamico? E se sì, quali sono i traguardi che si possono raggiungere? Certamente è possibile. È difficile, perché sono due religioni che ambedue sono convinte, e ognuno ha il diritto di crederci, che stanno da parte della verità. Il problema è come tollerare e vivere con chi la pensa non solo diversamente, ma diciamo anche in modo opposto al mio. E questo è tutta la sapienza. L'Islam su questo punto ha dei passi più difficili da fare, perché tradizionalmente l'Islam, dove è andato, ha regnato, ha collegato religione e potere. E questo per me è il più grande pericolo.
E quando il cristianesimo l'ha fatto, perché l'ha fatto anche, è stato un grande pericolo per l'Europa e per il mondo. Dunque, possiamo fare una proposta di un Islam e un cristianesimo dove la religione è, ha la sua vitalità e parte, senza che per questo la società sia necessariamente musulmana o cristiana. Credo che è possibile, ma come dicevo prima, dovremmo tutti, i laici, i credenti cristiani, ebrei, musulmani, fondare tutto sui diritti umani, sulla persona umana e sul gruppo, come dare a ogni persona tutti i diritti, di credere, di non credere, di diritti di parola, di pensiero, uguaglianza tra uomo e donna, tra credente e non credente, tra bianco e nero, povero e ricco. Questo è il principio. Il fondamento sono i diritti umani che ognuno dopo può completare con la sua spiritualità. Grazie. Prego. Grazie. Sì.